ragazzi, sono super contenta di essere qui per parlarvi del nostro informe con Jill direttamente a letto per i over, per i principianti, per coloro che non hanno abbastanza tempo di rimettersi in forma. Partiremo tranquillamente appena svegli la mattina per avere tanti risultati. Allora, cominciamo a sdraiare giù per proprio sul nostro letto tranquillamente. E cominciamo semplicemente con le braccia, le braccia che salgono su e tornano giù, ancora su e tornano giù, e facciamo 8 e torno, 7 torno, 6, 5, 4, e 3, e 2, e 1. Vengo su, prendo un cuscino dietro di me, lo appoggio direttamente sotto, poco poco, sotto le mie, schiena. E lo facciamo la stessa cosa, ma adesso dando un minimo di pressione sull'addominale. Così andiamo. Uno, e torno. Due. Grandi sorrisi che state facendo già qualcosa per il vostro benessere. E quattro. E torno. E cinque. And 6, and 7, and 8. Hai sentito problemi del collo? Non c'è problema. Mettete un altro cuscino come una panchina sotto il vostro collo e così siete ancora più sostenute, perché non voglio mai che ci avete problemi di collo o di schiena. Lo facciamo di nuovo. Espiro. Inspiro. Espiro. And 3. E vado in 4 e 5, ancora 6 e 7, dammi ultimo 8. Questa volta adesso andiamo ad aggiungere la gamba sale e andiamo in chiusura e in apertura. 1, piccola pressione anche con l'addominale. 2, come se stessi provando di baciarmi il mio ginocchio. In 3, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Me la fa ancora per 4 e chiudi. In 3, e chiudi. In 2, e chiudi. In 1, cambia la gamba. Relax, ragazzi, recuperate poco poco, relax poco poco. E ricordate che ogni giorno è un'opportunità di crescita. Stendo l'altra gamba, respiro, inspiro, espiro e chiudo. 1, chiudo. 2, chiudo. 3, chiudo. 4, 5, e 6, 7, 8. And relax. Avete sentito quanto ti sta già attivando l'addome, aiutandovi con le spalle, aiutandoti anche con la schiena? Senti come tutto il cingolo pelvico è diciamo attivato, e tutto lavora insieme per darci i risultati. Di nuovo, stendo la gamba, braccio sopra la testa e chiudo. 1 e su. 2 e su. 3 e 4. E 5, e 6, e 7, e 8, giù, relax per 3, ragazzi per 2, e stendo, andiamo ragazzi, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and relax. Eccellente. Andiamo, continuiamo con un movimento per il diastasi. Diastasi sono le persone che purtroppo hanno un problema di una separazione del retto addominale, perché sì, magari durante una gravidanza l'hanno avuto questo, diciamo, distacco. Così, per aiutarci con gli addominali, e questo va bene anche per principianti, pieghiamo le gambe a 90 gradi,
le braccia vanno indietro, la nostra testa per il collo, e tap giù e torno centrale, giù, torno centrale, giù e torno centrale. E lo faccio con calma, scendo e salgo, controllando l'addome. 8 in su, 7 in su, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. La cosa divertente è che noterete già che state lavorando, magari sentite un po' di sudore, cominciate a dire, però questi movimenti funzionano. Certo che funzionano, perché il movimento funziona sempre per darci risultati, e i risultati arriveranno come? Con la costanza. Se siamo costanti, avremo costantemente miglioramento sulla nostra forma fisica. Siete pronti per un altro giro? Stacco le gambe, scendo giù, uno e su, e quando vengo su spingo la schiena contro la, diciamo, il mio letto, giù, spingo, due, spingo, tre, spingo, quattro, continuiamo, uno, e salgo, due, e salgo, tre, e in quattro, cinque, sei, sette, otto, e relax. Nel nostro relax portiamo le braccia all'altezza dei nostri fianchi e cominciamo a sollevare e scendere con le braccia di fronte il petto, più o meno altezza petto, altezza fianchi, altezza petto, altezza fianchi. Non batto le mani, li unisco come se avessi un cuscino invisibile tra le mani che applico una pressione, pressione e scendo giù, pressione e scendo giù, e tre e scendo giù, e quattro. Perché le stiamo facendo? Le stiamo facendo perché molte persone hanno un problema delle spalle. Lasciate la testa giù, mi alzo io così vi posso vedere. Però noi stiamo provando di fare un bel risveglio muscolare, un invito al corpo di riattivarsi, proteggendo spalle, gomiti, addominali, schiena, tutto, tutto insieme per i miei amici over che devono riavvicinarsi allo sport in modo dolce. Perché dimmi che la mattina che ti svegli e cominci a fare un po' di risveglio muscolare nel letto, dimmi che non è una cosa che fa iniziare la giornata meglio, ci fa veramente amare di più. La facciamo un'altra per 8, altre per 7, altre per 6, ancora 5, ancora per 4, e 3, e 2, e 1. Relax. Brave ragazzi, state facendo un bellissimo allenamento stamattina per risvegliare tutto, fa funzionare tutto e diventare sempre più forte. Adesso braccia di nuovo dietro la testa e andiamo a fare estensioni con le gambe. Prima unisco le ginocchia sono uniti, stendo e scendo la gamba. Ovviamente se mi dà fastidio il collo rimane giù sui miei cuscini, scendo e stendo, uno e scendo, due. Quando stendo schiaccio la coscia, ok? Proprio schiaccio la coscia, contrai, tre, and. Come se stessi provando di indicare con la luce un punto sul muro e vado e dici no, quel punto lì, stendi e scendi, e stendi e scendi, e stendi e scendi, continui. Facciamo un altro 8, 8, e 7, e 6, e 5, e 4, ancora, e 3, ancora, e 2. And 1, cambiamo le gambe, stendo, scendo, stendo, scendo, stendo, scendo, e vado. E indico quel punto sul muro, quel punto sul muro che proprio sto stendendo la gamba, stendo, 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 e torno. Gli addominali rimangono tesi, il collo è protetto o dalla mia mano o dalle mie cuscini, e continuo il lavoro. Stendo e scendo, e 2, e scendo, e 3. E in 4, continui, dammi ancora 5, e 6, e 7, e 8. Ah, ragazzi, sentite, relax un attimo, recupero, perché non stiamo facendo 5 minuti, oggi facciamo 15 minuti, 15 minuti insieme. Cambiamo di nuovo la nostra gamba e vado, stendo e scendo, e 2, e 3, e 4, 5, e se vorrei che cominceste a fantasticare
quanto miglioramento possiamo avere con questi allenamenti, perché la costanza porta disciplina, la disciplina porta una buona abitudine, una buona abitudine diventa stile di vita e lo stile di vita ti cambia veramente la tua ottica, come affronti la giornata, come vedi la giornata, quando dici quanto è bella la vita, ancora dammi ancora tre, ancora due, ancora uno, cambio la gamba e su, e scendo, e due, scendo, e tre. In estensione e piego, estensione e piego, estensione e piego. E voi che sentite il muscoletto, senti il muscoletto, si dice, guarda, io ho muscoli. E voi che sentite che quei muscoli stanno lavorando, mi date ancora per 4, ancora per 3, ancora per 2, e questo sarà l'ultimo. Diamo una calmata alle gambe, spingiamo le braccia da qui in su. Allora, traccia proprio come se stesse venendo alto, chi va là, ok? Da 90 gradi a su, scendo e salgo, tracciando un muro. Le braccia vanno proprio in linea e su e giù, stiamo sempre lavorando su braccia, su petto, facendo movimenti che ci aiuta a rieducare, se vogliamo dire, le spalle. Le spalle è uno snodo molto delicato perché è una grande articolazioni con tante inserzioni che possono avere, possono essere aggravati, la parola è giusta, possono magari con movimento sbagliato, cominciano a dare fastidio a livello dell'articolare, cose che non vogliamo mai perché la spalla è importante per evitare i mal di schiena, evitare i mal di testa, evitare tensioni localizzate e per caricare al meglio le spese, la borsa d'acqua, quello che dobbiamo fare per la nostra vita quotidiana. Continuiamo. 8, scendo, 7, scendo, 6, e in 5, ancora 4, ancora 3, ancora 2, e 1. Di nuovo apro e chiudo. Questi si chiamano ali, le ali di angelo, su e giù. E io spero che ogni giorno cresceremo insieme, cresceremo con esercizi semplici, cresceremo con la voglia della disciplina, cresceremo con questi allenamenti di risveglio muscolare alla grande per proprio ritrovarci in tutti i sensi, anche okay? Con la disciplina, stile di vita, gioia di vivere. Continui, 8 e scendo, e 7 e scendo, 6 e 5. E in 4, allungare, se riprovi 2 o 3 volte questo allenamento sul tuo cammino, lo trovi e lo riprovi, mettete anche 2 pesetti, perché no? Magari 2 bottigliette d'acqua da 500 ml, quella sarebbe 5, mezzo chilo. Possiamo anche fare con il nostro mezzo chilo, il nostro allenamento per avere il massimo del nostro risveglio muscolare la mattina. Datemi ancora 4, datemi ancora 3, datemi ancora 2. E finiamo in bellezza con le braccia dietro la nostra testa o anche la testa giù. Tap e torno. Questo è un esercizio che si fa per le diastasi. E questa è tiro dentro la pancia. Mantengo le mie anche fisse, anche proprio un bel triangolo bloccato contro il mio letto. Continuo a scendere e salire. Scendo e salgo. Continuo. 8 e 7. E 6, potete anche mettere le mani qua, o le mani qua, o testa giù, ognuno è libero di fare quello che pensa, libero di fare quello che deve per avere il massimo del suo allenamento. Datemi ultimo 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, e stop. Ragazzi, è stato il primo allenamento che facciamo proprio sul nostro letto insieme. Spero che in forma con Jill anche direttamente dalla camera da letto ti garba, che ti piace, perché ti aiuta a trovare il giusto stimolo appena svegliata di affrontare la giornata con gioia e positività al massimo. Ricordate che la disciplina ci porta alla costanza, la costanza ci porta alla disciplina e anche un'abitudine che diventerà una sana stile di vita, e un buon stile di vita ci garantisce una vita migliore, più gioiosa e più positiva. Baci dalla Jill, vi aspetto insieme sempre per i nostri allenamenti in forma con Jill e mi raccomando, tutti i giorni almeno 5 minuti, ma se riusciamo a fare 15, ancora meglio.